Fragoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, ho comprato praticamente dei prodotti per la casa che mi ispiravano tanto. Dato che questi prodotti sono nuovi, è una novità che è uscita in questo mese, e grazie, diciamo, a una youtuber, a un influencer che ho visto le sue storie su Instagram, non dico chi è ovviamente, ha mostrato questi prodotti, e dato che li volevo provare perché appunto mi ispiravano e aveva questo sconto del 30% se non mi sbaglio, ho voluto provarli anch'io e comprarli, per cui li testiamo insieme. Questa è la scatola, mi è arrivata praticamente adesso. Il marchio è questo, Kleani, spero che si pronuncia così. Vi voglio far vedere come arriva, ovviamente il prodotto, quanto ci ha messo come spedizione, e poi testiamo i prodotti insieme per la prima volta, così vediamo se ne vale la pena oppure sono prodotti un po' così così. Per cui, dato che sono tre persone che hanno fatto il video su YouTube dove hanno mostrato questi prodotti, ho detto provo anch'io, faccio anch'io questo video e vediamo se sono veramente ottimi come dicono. Per cui, però, prima di guardare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se volete, diciamo, queste tipologie di video, e seguirmi su Instagram, così vedete anche lì i prodotti che posso, diciamo, provare e testare. Detto questo, vediamo insieme. Allora, si presenta così praticamente la scatola, lo apriamo, l'ho rotta perché giustamente non sapevo come si apriva. E questi è quello che mi è arrivato. Praticamente io ho ordinato il kit di tre spruzzini di plastica, praticamente con due, che a me sembra uno, però adesso vediamo. Allora, l'ho pagati 33 euro invece di 40 euro, perché erano scontate, avevo lo sconto del 10%, per cui invece di pagare 33 qualcosa, cioè invece di pagare 40 euro l'ho pagati 33. Comunque, dentro trovo questo bigliettino, 12,90 euro, che sarà per il prossimo acquisto, perché questi prodotti sono della Germania, per cui è un po' tutto straniero da quello che vedo. Credo che il prossimo acquisto ho il 12,90 euro di sconto, per cui mi è arrivato sia questo, che poi lo leggo bene e lo traduco perché è in tedesco, in poche parole. Poi dentro c'è il libricino che credo che vi spiega come usare i prodotti. Infatti qua, il libricino dove diciamo, però vabbè, io so già come usarli perché ho già visto prima di comprare questi prodotti, e sì, spiega tutto, e spiega tutto quello che c'è dentro praticamente, che sono questi qua. E i prodotti che ho preso io sono questi. Adesso ve li faccio vedere e poi vi proviamo insieme a vedere se sono buoni. Allora, sono questi tre. Questo è multisuperficie, è di plastica, è riutilizzabile perché voi mettete dentro l'acqua, in poche parole, riempite questo, l'acqua del rubinetto, e poi ci mettete dentro la pastiglia, che dovrebbe essere, cioè che è inclusa. Sono tre, questo è, dovrebbe essere uno per il bagno e questo per il bagno, e invece l'altro è per i vetri, che è questo qua.
Io ho preso anche delle pastiglie in più, per cui le pastiglie in più le pagate 10 euro. Però dovrebbero esserci già altre pastiglie nel kit, perché appunto nel kit che ho preso io trovate queste tre bottigliette più le tre pastiglie. Io adesso qua nelle scatoline dovrebbero esserci le pastiglie, per cui sono due scatoline. Scusate se c'è il rumore, ma stanno lavorando fuori e in più c'è il mio cane che abbaia, per cui scusatemi. Comunque, queste sono le pastiglie che mi sono arrivate dentro in questa scatola. Infatti, non, allora, da così non stanno niente. Comunque, diciamo che c'è il marchio, cioè ti indica nell'immagine dove dovresti mettere la pastiglia. Ad esempio, questo è giallo. E qua è la bustina, questa bustina va dentro in questa, diciamo, bottiglietta. E idem, diciamo, le altre. Per cui dovrebbero essere 5 in questa scatolina e altre 5 in questa scatolina. No, sono 6 in questa scatolina. Credo che le altre tre pastiglie dovrebbe averle messe qua dentro, perché appunto nel kit ci dovevano essere tre di queste, per cui credo che me le ha messe dentro nel kit. Allora, il profumo non si sente, credo che si sentirà quando andrà messo dentro, e da quello che ho capito. Adesso andiamo a mettere dentro l'acqua. Mettiamo la pastiglia, tanto vi faccio vedere come funziona, e lo testiamo. Allora, dato che questo video è probabile che dura tanto, testiamo solo una cosa. La cosa più facile da testare per il momento è il vetro, che è questo. Per cui io vi faccio vedere con un solo prodotto, testiamo sul vetro, sullo specchio che ho sia in camera che in bagno, per cui vi faccio vedere lì e poi vi dico se sa di qualcosa, perché in teoria mi hanno detto che ha un buon odore quando lo spruzzi. Poi nel prossimo video, se volete, testerò anche le multisuperfici, praticamente su tutto, e il bagno, che è questo qua giallo. Per cui andiamo a vedere se funziona sul vetro e come, diciamo, praticamente va messo. Questo è blu, per cui noi dobbiamo usare la bustina, quella blu, che è questa, giusto? Spero di sì, perché appunto non è italiano, non c'è scritto in italiano. Comunque adesso leggo le istruzioni. È questa qua la bustina da utilizzare, per cui andiamo in bagno, la riempiamo e vediamo se è buono oppure no, per cui venite con me. Allora, la pastiglia è questa qua, che praticamente è uguale all'immagine, in poche parole. Glass è praticamente quello per i vetri, perché c'è intanto apriamo l'acqua e riempiamo questa. Ovviamente non la riempio tutta, perché ci deve stare la pastiglia, per cui adesso mettiamo dentro la pastiglia. Apriamo la pastiglia, questa è la pastiglia, ha un odore, la mettiamo dentro qui, adesso si vedrà poco, ok, la mettiamo dentro qui, deve entrare dentro, ok, e dobbiamo aspettare che si scioglie la pastiglia, in poche parole. Adesso non so quanto ci vuole
per far sciogliere la pastiglia. Comunque, io credo che l'acqua dovrebbe essere fredda, perché non c'è scritto come mettere l'acqua, se mettere caldo o freddo. Di solito io uso l'acqua fredda, poi non lo so. Comunque, adesso si scioglie bene la pastiglia. Quando si è sciolta bene tutta, chiudiamo il tappo, oppure lo chiudiamo adesso. E aspettiamo, dovrebbe diventare praticamente l'acqua tipo azzurra blu, da quello che c'è scritto, perché l'acqua dovrebbe essere deve diventare colorata, in poche parole, per cui vi dirò quanto ci mette a sciogliersi. Allora, la pastiglia non so perché ci sta mettendo un bel po', perché sono passati più di 5 minuti. C'è scritto che in poco tempo si scioglie, ma a me. O che l'acqua non doveva essere fredda, ma doveva essere tiepida, non lo so perché non c'è scritto, diciamo, nel libretto. Per cui io l'ho messa fredda, ma ci sta mettendo un bel po', come state vedendo, e ancora, diciamo, non si è colorata. Non lo so, adesso aspettiamo, dato che si deve proprio sciogliere tutta, perché si deve sciogliere tutta la pastiglia, perché sennò non possiamo usare il prodotto, in poche parole. Per cui sì, un po' si sta colorando, ma poco. Allora, questi sono i colori che vengono quando si scioglie la pastiglia. Per cui calcolate che il nostro è questo e deve di diventare un azzurro, ma a me di azzurro, boh, a me sembra bianco. Secondo me ho sbagliato qualcosa. Iniziamo bene questo video. Comunque, la differenza direi che c'è, e non lo so. Comunque, vediamo, perché se funziona lo consiglio, se non funziona è inutile spendere un bel po' di soldi per poi che il prodotto non funzioni, sinceramente. Allora, intanto che la pastiglia praticamente si scioglie dopo 20 minuti, anche di più perché non è possibile, vi faccio vedere lo specchio che è praticamente sporco, così vi faccio vedere il prima e il dopo. Allora, credo che si vede che il mio specchio è praticamente sporco, perché qua, come vedete, ci sono le impronte, eccetera, e un po' credo che si vede. Comunque, questo è lo specchio che in teoria sembra pulito, ma non lo è, per cui si vede bene. Sì, manca poco e la pastiglia si è praticamente quasi sciolta. Allora, dopo che la pastiglia si è sciolta, in poche parole, dopo 30 minuti, proviamo a vedere se va. In teoria basta solo uno spruzzo e poi basta solo passare il prodotto. Allora, l'odore è buono perché non è male. Con un panno asciutto, giustamente lo passate. Beh, direi che lo specchio me l'ha fatto bello pulito. L'odore non si sente tanto. Avevano detto che profumava, ma boh, a me sembra che non è che profuma così tanto, cioè, per farvi capire, però con una sola passata lo specchio te lo pulisce. Proviamo con l'altro. Proviamo con questo specchio. Lo spruzzo un pochettino e, perché in questo specchio aveva praticamente
la polvere, però direi che anche solo con una passata l'ha pulito e non ci sono più, cioè sì, un po' sì, perché forse con una mano è un po' difficile, però direi che funziona. Allora, scusate se ho fatto un casino. Doveva essere perfetto questo video e poi alla fine ho fatto un casino. Allora, profuma leggermente. Non è che profuma come, diciamo, hanno detto loro. Ci ho messo almeno mezz'ora per far sciogliere la pastiglia. Il colore non è uguale a quello, diciamo, che hanno fatto vedere. Lo testerò sugli altri prodotti, per cui prima o poi capirò come si fa. Almeno che voi avete già provato questi prodotti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Perde un po' d'acqua, non so se perché è rotto sopra, non lo so, o forse sono io che ho riempito troppo diciamo l'acqua, perché come vedete è bianca, non è che è colorata l'acqua. Boh. Pulisce in una sola passata con lo straccio asciutto. Voi prendete solo uno straccio asciutto, con una semplice passata direi che è buono, perché non è male. Allora, dato che è la prima volta e dato che è la prima volta che testo questi prodotti insieme a voi e li sto provando adesso, comunque se volete nel prossimo video proviamo tutte e tre i prodotti in cucina e in bagno e vi faccio vedere se sono ottimi. Questa ovviamente è testiamo i prodotti che ho comprato per la prima volta. È un così così, perché devo ancora provare gli altri, devo vedere più avanti se riesco a capire il procedimento dell'acqua e vediamo, perché non lo so, non so perché l'acqua è bianca, non so perché ci hai messo più di mezz'ora, cioè perché, scusa, se ci mette più di mezz'ora solo a sciogliere una pastiglia, allora non ne vale la pena. Però ho visto molti video su YouTube che hanno fatto le ragazze e in poco tempo l'hanno, diciamo, fatta sciogliere. Non lo so, vi farò sapere nel prossimo video se siete interessati a questi prodotti. Sì, le istruzioni sono italiane, però non è che vi spiega, cioè vi spiega solo di mettere l'acqua, inserire la pastiglia, è già fatto, in pochi secondi la pastiglia è sciolta, ma a me ci ho messo mezz'ora, cioè boh. Non lo so, comunque non è che vi spiega così tanto, in poche parole. Il risultato doveva essere questo, a me è venuta un'altra cosa. Boh. Vi farò sapere nel prossimo video, perché non so neanche questo video quanto è durato. Comunque lo scoprirò piano piano usando questi prodotti qua. Ho letto dal libricino che quando lo spruzzi si asciuga subito, per cui dovete subito dargli una passata. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questo video vi sia stato utile per il momento. Poi vi farò davvero il video come si vedeva di questi prodotti. Detto questo, il prezzo ve lo lascio qui o vi lascio la schermata, così almeno vedete quanto praticamente ho pagato. E niente, per cui scopriremo nel prossimo video che cosa ho sbagliato. Vabbè. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, seguirmi su Instagram così sapete anche lì se ho provato o testato questi prodotti, lasciatemi un commentino qua sotto e un like. Noi ci vediamo al prossimo video, che capelli! Ciao!